Buongiorno! Eh sì, finalmente registro anche un vlog, perché in effetti a gennaio mi sono concentrata di più sui video normali. Diciamo che forse si può considerare metà vlog il video che ho fatto a inizio mese, quello dedicato alla trasformazione della camera, perché comunque sono stati vari giorni in cui ho registrato con la macchinetta, però in realtà un vero e proprio vlog della giornata non lo facevo da un po' di tempo. Questo perché vi dico la verità, in questo mese più che altro sono stata qui a casa, non ho avuto giornate particolarmente emozionanti, quindi mi sono sentita di più di fare un altro tipo di video. Però oggi avevo proprio voglia di prendere in mano la macchinetta perché mi mancava troppo appunto fare un vlog e anche su Instagram mi chiedete spesso di farne uno perché vi mancano. Tra l'altro oggi poi sarà una giornata comunque molto carina perché stasera viene qui Tiago perché ieri è stato il suo compleanno, quindi festeggiamo insieme. In questi giorni ci sono 1000 compleanni nella mia famiglia e tra i miei amici perché oggi è il compleanno di mia mamma, l'altro ieri era di mio papà, ieri di Tiago, oggi è anche il compleanno oltre che di mia mamma anche di un'altra mia amica che si chiama Federica. Quindi 1000 compleanni, io ho già impacchettato i vari regali. Ieri abbiamo festeggiato insieme il compleanno dei miei genitori e oggi poi lo darò a Tiago. Oggi mi sono svegliata con una sorpresa che in realtà non era proprio una sorpresa perché lo dicevano da un po' che oggi sarebbe nevicato tantissimo. E in effetti, ieri sera sembrava tutto tranquillo, mentre stamattina, infatti, forse c'è una luce strana, non lo so se voi lo capite, ma ho i due lucernari sul tetto che sono coperti di neve, stranissimo, cioè non vedo il cielo. Adesso vi faccio vedere com'è fuori perché è tutto già pieno di neve, sta attaccando, ma soprattutto sta nevicando tantissimo, cioè non smette. Quindi vediamo un po' come andrà la giornata perché se nevica tantissimo non so neanche se io e Tiago riusciremo a vederci. Ecco la situazione, come vedete ha super attaccato, come sempre c'è la zanzariera quindi non vedete perfettamente, però questo è. Dopo magari quando scendo giù in salotto vi faccio vedere bene tutto quanto, dalla finestra giù che è più grande. Comunque, adesso mi trucco perché siccome dopo devo fare delle cose, preferisco truccarmi subito stamattina così poi sono a posto per tutta la giornata, ma comunque non penso di fare un trucco troppo pesante perché, come vi ho detto, non è che devo fare nulla di particolare. Quindi ora mi trucco e torno da voi. Ok, sono pronta. In realtà non sono ufficialmente pronta perché ho iniziato a truccarmi, come vi ho detto, però ancora non mi sono vestita per stasera perché comunque oggi devo fare un po' di cose in casa, quindi mi sono messa comoda. Adesso vi faccio vedere l'outfit e poi vi farò vedere anche il cambio per più tardi. Allora, questo è l'outfit da casa, chiamiamolo così. Mi sono messa bella comoda con questa magliona extra large. Oddio, extra large. Più o meno, comunque veste larga. E poi questi pantaloni molto comodi, anche questi abbastanza larghi. E sotto le mie ciabattine, ovviamente total black più o meno, perché io adoro il nero. E volevo provare a fare questa cosa che in realtà non facevo da un pochino di tempo. Ultimamente mi sono rimessa a guardare su 21 Buttons, che è quest'app che ormai ho da un sacco di tempo. Mi sono messa a guardare un po' di vari outfit per cercare ispirazione. Ultimamente ho fatto un po' di shopping e volevo provare anche qualche stile diverso. Quindi ho postato praticamente, già che c'ero, dei nuovi outfit anche sul mio profilo. Ora vi faccio vedere l'app, che appunto si chiama 21 Buttons. Ho caricato delle foto che voi non potete trovare su Instagram perché sono proprio pensate per mostrarvi gli outfit. Tra l'altro, adesso che ho comprato questo specchio gigantesco, le foto vengono benissimo. Quindi, se mi andate a seguire sul mio profilo di 21 Buttons, trovate tutte queste foto che metto solo lì, quindi non le trovate su Instagram. E la cosa bellissima, visto che mi chiedete spesso dove ho trovato, comprato e preso le cose che indosso, su 21 Buttons, adesso vi faccio vedere, è semplicissimo perché con un solo click potete semplicemente scoprire di che marchio è un dato capo o addirittura se volete potete acquistarlo direttamente con l'app. Vedete, questo è il mio profilo, queste due foto le avete già viste su Instagram, anche questa. Queste qui invece le ho pubblicate in questi giorni. Voi vedete che vi ho messo il link sia per gli orecchini, sia per questa t-shirt, sia per la cover. Voi cliccando su questo bottone vedete proprio
proprio l'articolo dal sito di Bershka e potete proprio andare a visitare il sito e acquistare la cover direttamente da qua, quindi è molto semplice. Qui per esempio vi ho fatto vedere che pantaloni indossavo, sempre di Bershka tra l'altro. Quindi adesso pensavo di scattarmi la foto di questo primo outfit che è un pochino più tranquillo da casa. Mi faccio la foto ovviamente con lo specchio gigantesco, la pubblico su 21 Buttons e vi metto tutti i bottoni con i link diretti ai vari capi. E vi metterò anche questi orecchini perché mi avete chiesto in tantissime in questi giorni dove li ho presi. E siccome sono andati sold out su ASOS, sono riuscita a ritrovarli sul sito del marchio originale. Quindi farò di tutto per mettervi anche gli orecchini insieme al resto dell'outfit. Poi più tardi magari mi scatto la foto anche dell'outfit dedicato a Tiago e vi metterò anche quello su 21 Buttons. Io vi lascio qui sotto in descrizione ovviamente il link per scaricare l'app, andatemi a seguire se vi va, così appunto scoprirete tutti i vari capi che indosso. E tra l'altro, oltre a scoprire i capi, di che marchio sono, dove si possono comprare e addirittura comprarli super velocemente grazie ai bottoni che ci sono sulle foto, potete anche semplicemente trovare ispirazione seguendo i profili che più vi piacciono per magari cercare nuovi look, nuovi outfit. Io il mio profilo ormai ce l'ho aperto da un po', quindi potete andare anche a spulciare i miei vecchi outfit, ma oggi ne pubblicherò sicuramente di nuovi. Adesso che sono tutta carina e pronta, penso proprio che andrò giù di sotto, che siccome si sta avvicinando l'orario di pranzo magari aiuto un po' con il cibo, che in questo periodo mi devo preparare tutte le mie cosine perché lo sapete che sono stata male, cioè praticamente mi sono ammalata 300.000 volte e quindi cerco di mangiare tutte le cosine che so che mi fanno bene, per esempio il lattosio il meno possibile, quindi adesso magari scendo. Ah, tra l'altro mi è anche arrivato un pacco perché ho sentito il citofono, mia mamma era già fuori e me l'ha ritirato, quindi scopriamo insieme anche che cosa mi è arrivato. Vediamo un po'. So che mi dovrebbero arrivare le cose, la nuova uscita di Nabla, ma non so se sarà veramente Nabla. No, non lo so perché sul pacco non c'è scritto niente. Adesso apro e vedo. Comunque quando mi arriverà Nabla sarà bellissimo. Oddio, c'è una luce fantastica. Questo perché è tutto bianco, quindi la luce viene riflessa ed è bellissima. Cioè potrei mettermi a fare un video qua, tipo, meglio delle luci artificiali. Comunque questa è la situazione. Qui si vede meglio, è tutto innevato e sta continuando a nevicare. Forse qui si vede meglio, no, i fiocchi non si vedono, però in realtà, cioè, ci sono e sono anche giganteschi, non so perché non si vedono. In ogni caso io non riesco a aspettare di aprire i pacchi, quindi subito vado ad aprirlo. Armiamoci di forbici. Non è Nabla, ma sono comunque dei prodotti make up che tra l'altro aspettavo, sono arrivati velocissimi, quindi ringrazio un sacco Mesauda. È un marchio che non ho mai provato, ma ne ho sentito parlare molto bene, quindi sono felicissima di provare le cosine che mi hanno inviato. Sicuramente ve le farò vedere meglio, anche perché lo sapete che ultimamente faccio tutti i miei mini video make up su Instagram, quindi ve ne parlerò sicuramente. Qui c'è un illuminante, qui ci sono due rossetti liquidi, qui c'è l'illuminante in stick e qui una palette. Dai, la palette la apro così ve la faccio vedere. Oh mio Dio, ma è bellissima. Vi giuro, dal vivo rende molto di più che dal sito. I colori sono bellissimi, cioè questo qui super, sembrano proprio super pigmentati. Non vedo l'ora di vedere come si applicano sull'occhio e creare qualche look, perché, cioè, io sono senza parole. Mi piace tantissimo e poi è fatta molto bene anche come packaging. Mi piace un sacco. Vabbè, io felicissima che ho nuovi prodotti con cui sperimentare. Sono venuta a trovare questa cagnolina che sta dormendo sul letto di mia sorella mentre mia sorella lavora. Sì, ma non, cioè, le mie mani non sanno di niente, perché me le stai leccando? Amore mio. Adesso vi faccio vedere il video che ha fatto mia sorella quando l'ha portata fuori nel boschetto con la neve. Si è divertito tantissimo e adesso è stanchissima. Dorme. Ma basta leccarmi. Anche Giuno lo sta guardando. Vuoi rivederti? Allora, vediamo un po' se si riesce a vedere, ok. Questo mia sorella mi ha proprio detto, fallo vedere perché è bellissimo. Perché l'ha fatto a rallentatore. Guardate Giuno. È felicissima. Guarda le orecchie. Che ridere. Qui è bellissimo perché Giuno, dovete sapere che è vegetariana. Mangia la frutta e la verdura e quindi per richiamarla quando è libera, perché lei sa andare libera e torna, mia sorella utilizza le carote.
Eccola qua. Buona. Ma lei lo sta vedendo davvero, ragazzi? Vuole vedere come è venuta. Vuole vedere se è venuta bene. Qui correva libera, felicissima. Scema. Madonna mia. Amore, ma sei bellissima. Oddio, questa cagnolina. Ah, comunque volevo anche dirvi, c'è mia sorella. Volevo dirvi che ho scoperto, grazie a mia mamma, che prima sono scesa, che in realtà a pranzo non potrò essere sana e naturale come vorrei, perché c'è la parmigiana che ha fatto mia mamma ieri per festeggiare i compleanni, è avanzata, è venuta benissimo, l'ha fatta tutta mia mamma da zero, è così buona che non posso dire di no, quindi la sta riscaldando e mangeremo quella. Quindi la mia cosa senza lattosio, cose sane, purtroppo oggi non andrà in porto, mi dispiace. Lei comunque felicissima di stare qua, eh. Ah, comunque questo è il copripiumino che ho regalato a Natale a mia sorella. Bellissimo. L'ho preso da H&M Home. È fabuloso. Giuno poi lo adora, cioè come vedete è comodissima. Vabbè, io vado, eh. Buonanotte. Ecco qui la parmigiana che vi dicevo, mettila a fuoco, ok? Qui c'è mia sorella, ah, l'ho detto ieri sulle storie di Instagram, mia sorella mangia la parmigiana solo con il succo di albicocca. Ieri è andata apposta a prenderlo perché non era in casa, cioè io non ho parole, però dice che sta bene con il sapore della parmigiana. Non so se volete crederle e provarci. Provare per credere. Io non ci ho mai provato perché non ho il coraggio. Comunque, buon appetito! Allora, qui sta continuando a nevicare, però Tiago mi ha detto che ha le gomme da neve, che le strade comunque non sono proprio bloccate completamente, quindi se la sente di venire, anche perché abitiamo comunque a 10 minuti di macchina, quindi non è neanche un viaggio così lungo. Comunque adesso sono tipo le 2:30, abbiamo finito di pranzare e poi abbiamo giocato a carte, io, mia mamma e mia sorella, giochiamo sempre a burraco. E adesso sono salita qui sopra, in camera mia, perché volevo finire 2 o 3 cosine legate al lavoro, cioè al computer, devo sistemare delle cose. Poi do una piccola sistemata alla camera, non vi preoccupate, è abbastanza in ordine, però ovviamente visto che arriva Tiago voglio sistemare i 2 o 3 vestiti che magari butto per terra, lo sapete come faccio. Ormai se mi seguite da un po' sapete che sono in costante riordino della camera perché io sono super disordinata. Ah, qui il regalino per Tiago è pronto. Eccolo qua. La carta è come sempre di Tiger e anche questo bigliettino glitterato, sempre di Tiger. E quindi sì, adesso mi metterò a fare queste cosine. Ieri per fortuna ho già passato l'aspirapolvere e tutto, quindi la camera è anche pulita. E niente, ah, mi sono messa il golfino perché ovviamente sembrava strano che io andassi in giro con le maniche corte e poi mi dite Cleo, è ovvio che ti ammali. Non vi preoccupate, poi mi sono messa questo golfino che mi tiene super caldo. Sono solo le 15:51 e già sembra sera, cioè in realtà da questa inquadratura non sembra sera perché c'è lo sfondo molto luminoso, ma avendo il lucernario ovviamente la luce viene dall'alto, però dalle finestre invece non arriva nessuna luce, infatti ho dovuto già accendere, sono solo appunto quasi le 4 neanche, la luce naturale, sì la luce naturale, la luce artificiale. Comunque mi sono messa qui al computer e praticamente ho finito di fare tutte le cosine. Vi svelo questa cosa, praticamente ho questo quaderno che ormai ho comprato più di un anno fa, penso, tra l'altro mi piace tantissimo con tutti questi fiorellini, ne ho anche altri, per esempio ce l'ho anche fatto così, e praticamente questo quaderno lo utilizzo per qualsiasi cosa, ce l'ho qui sulla scrivania e ogni volta che devo buttare giù delle idee, devo fare una lista, devo fare un brainstorming, devo scrivere, scarabocchiare, fare cose, lo utilizzo. Quindi praticamente ormai è quasi finito, è quasi completato, e praticamente era dai tempi della scuola che non terminavo un quaderno, perché poi quando ho finito la scuola ovviamente magari ho l'agendina, ho qualche foglio volante, però è da un anno a questa parte che sto usando questo quaderno per raccogliere tutte le idee e scrivo proprio male, cioè non lo sto tenendo bene tutto carino, tipo invece la mia agenda dove evidenzio bene le cose, scrivo impegnandomi senza fare errori, cioè senza fare sbavature, mentre su questo quaderno proprio do pieno sfogo a tutti i pensieri, a tutte le cose. Ci sono anche fogli dentro allegati che mi tengo così. E lo sto quasi per finire. Infatti già ho tirato fuori questo nuovo che appunto andrà poi a sostituirlo perché mi mancano poche pagine e poi è finito. Però oggi sono riuscita comunque a scrivere la lista di oggi delle cose che dovevo mettere giù. Sono riuscita ancora a scriverla su questo quaderno, però
presto dovrò passare all'altro. Ah, e poi sto utilizzando un sacco questo portadocumenti di Tiger che avevo fatto vedere nella haul. È comodissimo perché poi si chiude con questo elastico e quindi i fogliettini, tutte le cose non escono. In questo momento ci sto raccogliendo tutti gli scontrini che devo conservare ed è super comodo. E poi ci sono sopra i pianeti, quindi bellissimo. E stavo notando che sulle labbra, non so se vi eravate resi conto prima, che le labbra erano lucide perché avevo messo il lucida labbra. Dopo aver mangiato, che comunque ho mangiato la parmigiana che è unta perché è fritta, è bellissimo perché è andato via l'effetto lucido, ovviamente come tutti i lucida labbra. Però con il fatto che fosse un lucida labbra colorato, mi è rimasto il colore sulle labbra, come se fosse un rossetto liquido opaco. Bellissima questa formula, mi piace un sacco. E senza farlo apposta, sembra che io praticamente sia monobrand e che indossi solo cose di Nabla. In realtà è perché i loro prodotti per le labbra mi piacciono veramente tantissimo. Stavo indossando... devo capire quale tra questi due colori, perché torno alla luce perché sennò non si vede niente. Sono similissimi, quindi non so dirvi quale dei due avevo messo perché si sono mischiati. Però sono della loro linea Shine Theory Lip Gloss, che appunto sono questi lip gloss che però sono anche colorati. Queste sono le colorazioni Syrup, è quella più scura, e Dress Code è quella un pochino più chiara, però come vedete sono molto simili. Forse avevo su quella più chiara, non lo so, non ve lo posso garantire. Comunque mi piacciono veramente tanto. Sono le 6 passate ormai, quindi dovrebbe arrivare Tiago. Speriamo non si disperda nella bufera di neve, perché nel mentre non ha ancora smesso di nevicare. Io adesso, proprio mentre sta per arrivare, vado a cambiarmi. So che appunto non faremo nulla di particolare, però lo sapete che a me piace fare le cose bene, infatti ho preso anche la torta. Comunque, anche se siamo solo io e lui, ci piace festeggiare insieme e quindi volevo semplicemente cambiarmi, anzi posso anche farvi vedere un po' come un outfit da casa può anche diventare un outfit più carino. Ecco qui, come vedete ho mantenuto gli stessi pantaloni svolazzanti e comodi che avevo su prima, però mi sono cambiata il pezzo sopra. Praticamente sto indossando questa camicetta pois con sotto una fascia, perché non mi piacciono le scollature troppo profonde. Ho aggiunto anche una collanina, visto che ora ho lo scollo, mi piace sempre indossare qualcosina, lo sapete, sono fissata con i gioielli. Quindi adesso mi faccio la foto e vi pubblicherò anche questo outfit su 21 Buttons, così potete andare poi a cliccare sui vari bottoni e scoprire tutto quanto. Vi linkerò anche la collana, proprio come ho fatto con gli orecchini, perché mi chiedete sempre dei gioielli, visto che riesco a trovare delle cose abbastanza particolari. E per scattare la foto ho pensato di indossare anche le scarpe, così vi faccio vedere proprio nella totalità, se dovessi uscire, come abbinerei tutto quanto. E tra l'altro sono anche uno spoiler, perché presto vi farò una haul dove vi mostrerò anche loro. Comunque sono innamorata di questo outfit, non pensavo che mi piacesse così tanto. L'ho messo su veramente in modo semplice, senza pensarci troppo, e mi piace un sacco l'effetto finale. È arrivato Tiago! Solo mezz'ora di ritardo, dai, ci siamo, perché lui è sempre in ritardo, dovete saperlo. Ce l'ha fatta contro la neve, contro tutto. Vediamo se sta ancora nevicando. No, mi sa che ha smesso adesso. Meglio, dai, così non rimane bloccato. Vi immaginate se tipo continua a nevicare e lui non può più tornare a casa? Pigiama party, cioè, bellissimo. Eccolo! Buon compleanno! Grazie. E lui che bello! È nuovo? Arancio. È bellissimo, mi piace un sacco. Dovete sapere che oggi Tiago, ieri Tiago mi ha avvisata e mi ha detto non guardare assolutamente Uomini e Donne, così lo guardiamo insieme. Ma succede spesso quando vloggo che sei qui, che poi ci vediamo anche la puntata. È vero. A volte avevo anche registrato che commentavamo. Sì, siamo un po' cattivelli, potremmo essere Tina e Gianni. Tina e Gianni del futuro, noi ci candidiamo. No, guardate, potrebbe essere molto pericoloso, ve lo dico. È vero. Comunque mi vedono tutto sfatto con la barba e i capelli, ma perché è il momento. Ma sì, sessione esame. Ah, come stanno andando? Ne manca uno. Oh, eccoci qui con una bella atmosfera serale. Ma è vero, fuori sì, perché è tutto bianco. Che bello. Abbiamo fatto questa pizza surgelata. Brava. Una in due, siamo sanissimi. Non abbiamo mangiato niente prima della pizza. No.
Ci siamo fatti una piadina testa. Esatto, prima doveva essere metà piadina testa. Dopo però erano quelle piccole. Esatto, abbiamo fatto una testa. Quindi dopo la piadina ci mangiamo questa pizza però metà per uno. Esatto. E poi la tortina. Che è la? Di stelle di pane. Bellissimo. E stiamo guardando Uomini U e D. Cenetta super romantica. Buon appetito. E auguri. Grazie. Apriamo la torta. Qui c'è anche il regalino. Ma Tiago, è scemo. No, sono troppo, perché voglio mettere le stelline. Io adoro questa cosa glitterata, perché non so se sapete, ma io anche la stanza glitterata io. Seguitelo su Instagram. Come si chiama Peach Tiago. Peach, non Beach. Non Beach. Peach Cleo. Io me le mangerei tutte fuori così. Ma tu le schiacci dentro? Schiacciamole un po'. O me ne fare un pasticcio? Così un po'. Schiacciale dentro un Ma che po'. Schifo. Però lei Ma non è che dobbiamo mangiarla a noi, perché sì, sennò farebbe un po' schifo, Cleo. Non lo saprà, scusami, nessuno, cioè, solo infatti tutte le persone che stanno guardando questo video. Prendiamo il coltellino. Taglia tu, hai questo onore che tu sei tutto storto. Ma che non sai tagliare dritto. Vabbè, tanto tu fai vedere la prima, il taglio, poi sì, non è, già non è centrale. Ma se come, vedete, scusa, a brutta str... Questa è più piccola, questa è ma più grande. Cleo, guarda che stai dicendo menzogna. Vai. Quante ne vuoi? Sì, fino qua, guarda. Quante ne vuoi? No, dai, normale, così. No. Madonna, a metà se ne prende. No, no, taglia, Cleo, veramente, taglia questa parte. Il video sennò sembra un mangio. No, è troppo, è troppo. No, se la mangio tutta fa il bis. Esatto, mi conosco. Allora, siamo arrivati al momento del regalo. Ho detto, mi sono fermato perché ho detto vlog, che qua ricordo. Allora, vuole tenere il ricordo. Fuori camera ha detto, mi raccomando, sta carta butta, perché nel video di Natale lui conserva tutto. Da notare, come aveva già detto la Tiger, vero? Sì, cioè, sì, favo. Guarda che sono anche un po' andone. Bellissimo. Il... appoggio allora qua allora. Ok. Ma cos'è? Barber Pro. A collection of our masks. With skin renewing active. Oh, brava, va che mi rinnova su un po'. È praticamente un kit di varie maschere proprio pensate per la pelle degli uomini che viene... Ma io comunque sono un uomo? Sì, è un pochino sì. A trotti. Allora, diciamo per le pelli con la barba. Brava. Uomo, donna, è uguale. Sai che io amo le maschere, grazie. Buon compleanno! Allora, Tiago se n'è andato. È stato qui fino praticamente a mezzanotte. Io adesso penso che mi struccherò e andrò a dormire più o meno, anche se ci metto un sacco di tempo ad addormentarmi. Comunque volevo concludere qui il vlog. Mi è piaciuto un sacco riprendere in mano la macchinetta e condividere con voi la mia giornata. Quindi non vedo l'ora anche di montarlo, così poi lo pubblico, sono troppo felice. E io vi ricordo che qui sotto in descrizione vi lascio il link di 21 Buttons e del mio profilo, così potete andare a vedere gli outfit che ho indossato oggi e in generale un po' i look che creerò, quindi trovate il link qui sotto. Io vi mando anche un bacio enorme, vi mando la buonanotte e ci vediamo prestissimo con un altro video o un altro vlog, anche perché, non vi preoccupate, vi devo anche aggiornare sul mio appartamento, lo so che è da un po' che non ne parlo, ma capirete i motivi, quindi presto saprete anche di quello. Vi rimando un bacio enorme e ci vediamo prestissimo. Mua! Ciao!